faccia e le braccia di nero in onore di Delegono. Non l'ho fatto soltanto perché sembrava poter essere un'idea pubblicitaria e subito i giornalisti si sarebbero schierati a dire ecco fai il di più eccetera, siccome non abbiamo bisogno di pubblicità, ma è come se fosse così. Voi immaginatevi con la faccia scura, le braccia scure, davvero italiano, quali sono e qual è lei effettivamente. Perché questa trasformazione fa parte di un andare incontro all'avvenire, a quello che verrà dopo, domani, dopodomani, tra 20 anni, i nostri figli, i nostri nipoti, tutti quanti, dovranno assolutamente capire, comprendere, amare, accettare, abbracciare, perché è un surrogato di un'umanità mettere insieme tutti. Ed è una cosa non solo comprensibile, ma normale. È normale, si nasce uomini tutti e donne, tutti allo stesso modo. E quindi è questo il senso. Il ben pensante, lo straordinario bizzarro cretino che ha detto però non ha tratti particolarmente italiani, dovrebbe guardare i suoi tratti, che è italiano ma cretino. E allora è speciale per voi questa sera, perché inventeremo anche degli angolini di cose antiche, cose non sentite. E poi parto con una canzone che io amo e che voi poco conoscete, forse una che amo di più di tutte, perché parla di questo argomento. Parla del fatto che come si fa a vivere? Si vive passando ai figli le proprie convinzioni. E i figli devono passarli ai figli e i figli ai figli. Se si interrompe questa catena, andiamo tutti quanti nella merda. Tutti. La catena deve continuare, noi dobbiamo dare queste cose. Quali sono queste cose? Le sapete anche voi benissimo. Queste cose sono la speranza, il sogno, l'umanità, la libertà, la pace. E in questa canzone mio nonno l'ha insegnata a mio padre a me, e io tento di insegnare ai miei figli. Le idee sono delle frecce che tu tiri alle stelle per illuminare il cielo. Mio nonno era bravissimo a prendere tutte le stelle e illuminare il cielo. Mio padre era bravo, io molto meno, però qualche volta la prendo qualche stella e qualche volta si illumina il cielo anche a Roseto, e allora ho la felicità di poter dire la vita è questa, guardatela, è luce, non è oscurantismo, non è negazione, è sempre un sì dolcissimo verso l'amico, e queste stelle devono illuminare. E questa è la mia e la vostra storia di passaggio di consegne a un'umanità che non deve morire mai.